Allora, buonasera, buonasera di nuovo in diretta su Libre TV. Scusate il breve, diciamo, ritardo. Siamo in collegamento con Riccardo Maggi. Grazie Riccardo di essere qui con noi. Riccardo Maggi è ovviamente radicale e in veste ovviamente di consigliere comunale al Comune di Roma. E parliamo con lui ovviamente di una vicenda che, insomma, è stata anche, diciamo, sulle prime pagine in qualche modo, forse prime pagine non proprio, però insomma sui giornali maggiori sì. E riguarda un episodio avvenuto in quella che può essere l'odissea della approvazione del bilancio preventivo 2013 del Comune di Roma, bilancio che è stato approvato qualche giorno fa, che però in qualche modo insomma, ha fatto scoprire a Riccardo, che lo ha denunciato, una prassi, diciamo, un pochino un po' strana, bizzarra, quantomeno potrei dire. E allora a Riccardo do subito la parola affinché faccia conoscere al pubblico di Libre TV di che si tratta e poi commenteremo su questo. Ovviamente lo ringrazio di essere qui su Libre TV. A te Riccardo. Ringrazio io voi e saluto voi e saluto gli spettatori ora in diretta e quelli che ci vedranno poi successivamente. Mi scuso del ritardo perché è stata colpa mia, diciamolo. Sì, come dicevi tu, venerdì scorso, quindi esattamente una settimana fa, più o meno a quest'ora, perché un po' più tardi, si è approvato intorno a mezzanotte di venerdì scorso il bilancio di previsione 2013 di Roma Capitale. Quindi ci sono già delle anomalie da indicare. Il fatto che praticamente a metà dicembre noi abbiamo approvato un bilancio di previsione, questo comporta che in particolare per una metropoli, per una città come la capitale, ci si è privati per l'ennesima volta della possibilità di fare con il bilancio di previsione una pianificazione delle attività, delle spese, degli investimenti, che diciamo a questo giro sono particolarmente ridotti perché si tratta quasi solo, insomma, di spesa corrente e di altre spese obbligate. Devo dire, il fatto di arrivare ad approvare un bilancio di previsione così tardi è una cosa non solo di questo anno, ma che negli ultimi anni avviene sempre e avviene sempre più in maniera grave, quindi non si riesce a invertire questa tendenza. Altra anomalia è quella che tutti i cittadini romani, chi ha guardato i telegiornali, chi ha letto i giornali, ma anche tutti i cittadini italiani hanno visto uno scontro feroce, anche fisico a tratti, all'inizio di quella settimana, di quei 12 giorni di discussione, diciamo così, che ci sono stati in consiglio comunale, urla, spintoni, accuse reciproche. In realtà l'ostruzionismo feroce dell'opposizione, cioè della ex maggioranza di Alemanno, in realtà noi abbiamo approvato un bilancio di previsione che per due terzi era un bilancio di spese fatte già dall'amministrazione precedente, quindi dall'amministrazione Alemanno. Quindi da un punto di vista politico, anche da un punto di vista semplicemente logico, non era molto facile da spiegare questo ostruzionismo, eppure lo hanno sostenuto e lo hanno portato avanti tentando di dare una spallata alla giunta Marino e tentando strumentalmente di utilizzare anche questa occasione. All'interno di questa discussione di bilancio noi abbiamo fatto un'iniziativa come radicali ed è stata quella che ricordava Gianni di denunciare una prassi che in realtà già avevamo denunciato negli anni passati stando all'esterno del Consiglio, perché è una prassi che fa un po' parte della storia di questa città, è una prassi consiliare che prevede al momento dell'approvazione del bilancio di previsione la possibilità, diciamo la prerogativa per i consiglieri di indicare la destinazione per una cifra che di solito viene più o meno concordata e pattuita nell'ambito del Consiglio. In anni passati, insomma, le cronache e la storia politica ci dice, ci sono libri su questo che lo riportano, io ricordo sempre il libro di Umberto Croppi che da assessore alla cultura dell'inizio della prima parte della giunta Alemanno si ritrovò erogati per il proprio dipartimento cultura diversi milioni di euro che in realtà lui non aveva chiesto e che erano destinati alla
a questa prassi, che è questa definita manovrina d'aula, cioè servono poi a finanziare delle iniziative, delle attività che i singoli consiglieri vogliono che siano finanziate. Quindi, diciamo, per certi versi non c'è un'illegalità, diciamo, a mio parere, da un punto di vista di danno erariale e di Corte dei Conti ci sarebbe qualcosa da dire, ma quello che abbiamo voluto fare noi è stato fare una denuncia politica, nemmeno preventiva, ma contemporanea al fatto che stava avvenendo, cioè a questa che secondo noi è una spartizione, inaccettabile di fondi pubblici. L'abbiamo voluto fare in quel momento proprio per scongiurare il fatto che per l'ennesima volta si ripetesse e fare saltare in questo modo il tavolo di questa trattativa. Lo abbiamo fatto trovando una sponda fondamentale che ha dato voce a questa denuncia inizialmente, grazie a Sergio Rizzo che ci ha dedicato un articolo sulle pagine del Corriere della Sera Nazionale, e immediatamente dopo, lo stesso giorno in cui è uscito l'articolo, abbiamo fatto una conferenza stampa che ha avuto un'eco significativa, devo dire quasi più a livello di organi nazionali che non a livello di organi locali, dove evidentemente la cosa per qualche motivo non interessava particolarmente, oppure non è stata colta il senso della denuncia. Successivamente si sono nate delle polemiche all'interno del Consiglio, soprattutto all'interno della maggioranza. Sono stato accusato personalmente da parte del gruppo del PD in particolare di mentire, di fare questa iniziativa per cercare visibilità o per motivi inconfessabili, è stato scritto in un comunicato da parte quindi inconfessabili, però così inconfessabili che non li hanno confessati nemmeno loro, e quindi non abbiamo capito di che cosa si trattasse. Hanno messo in giro la voce nei bar del Campidoglio che i radicali fatti fuori dalla regione adesso starebbero, diciamo, cercando dei posti per i loro all'interno del comune. Tutte simpatiche, diciamo, appunto, voci da corridoio che erano funzionali anche, diciamo, ad elevare il livello della tensione e della pressione all'interno della maggioranza. Io ho sempre ribadito la denuncia che avevo fatto, confermato tutto. Devo dire poi, mentre c'erano queste accuse, queste calunnie anche da parte della maggioranza, uscivano però articoli in cui, ad esempio, lo stesso sindaco Marino diceva questa cosa non si può fare, alto là alla manovrina, ad esempio, è successo questo sulle pagine di Repubblica. Alla fine dell'approvazione del bilancio, diciamo che il sindaco stesso ha rivendicato che per la prima volta dopo anni si è segnata una discontinuità, perché questa prassi non è avvenuta, non si è perpetrata per l'ennesima volta. Sì, infatti, prendendo le parole di Sergio Rizzo, che sul Corriere, insomma, è abbastanza incisive, abbastanza pesanti, e appunto parla di una manovrina d'aula. Questo tecnicamente sarebbe il nome di questo tipo di prassi, che quantifica con una dimensione l'ultima volta di circa 15 milioni di euro. Poi adesso non so se poi, perché poi fa un calcolo che i consiglieri comunali si sono ridotti di numero. Ma insomma, comunque sia, è sempre una cosa abbastanza strana e senz'altro in un periodo di spending review, ma comunque sia di trasparenza veramente abbastanza macroscopico. Ma la cosa che volevo chiederti, ecco, tu hai fatto uscire questa vicenda e l'hai denunciata. Il sindaco come si è comportato? Cioè, è rimasto stupito? Interessato affinché appunto, perché magari non sapeva di quanto stava accadendo, che poi insomma questa cosa coinvolge anche la maggioranza che lo sostiene. Sì, certo. Ripeto, il sindaco, io ho posto una prima volta questa questione prima, questo è importante ricordarlo, prima di trovare il modo di fare una polemica pubblica, una denuncia pubblica, quindi attraverso la stampa, ho posto questa questione in una riunione di maggioranza, quindi in una riunione con i consiglieri degli altri gruppi di maggioranza, della mia maggioranza, e
ho posto il tema e lì non ci sono state risposte dalla maggior parte di essi, se non da parte di qualcuno che ha rivendicato la pratica dicendo che non c'è alcuna violazione della legalità né alcuna mancanza di trasparenza. E lì io ho detto, beh, allora se non c'è mancanza di trasparenza, questi emendamenti al bilancio, perché la manovrina viene fatta al momento conclusivo dell'approvazione del bilancio, quando la Giunta di solito presenta un maxi emendamento che contiene alcune modifiche alla delibera di bilancio e tra queste magari ecco, dei ritocchi dovuti alla normativa nazionale che ha delle conseguenze sulle tariffe oppure riconoscimento di quanto dovuto a seguito di sentenze, insomma cose dovute e di solito negli anni passati abbiamo la documentazione, in quel momento lì si inserivano questi ulteriori stanziamenti magari per 4 milioni di euro sul Dipartimento Cultura, 4 milioni di euro sul gabinetto del sindaco, che però erano delle voci generiche, così vaghe, per ulteriori spese. Allora io ho detto, siccome io non metto in dubbio che alcune delle iniziative che i consiglieri vadano a finanziare siano lodevoli, e né metto in dubbio la prerogativa assolutamente da tutelare del consigliere di fare degli emendamenti al bilancio, che è il documento principale che un'amministrazione vota nell'arco dell'anno, che in teoria dovrebbe programmare le spese, però come abbiamo detto, arrivando a ridosso della fine dell'anno c'è poco da programmare, c'è più che altro da certificare spese già avvenute, però va assolutamente tutelata questa prerogativa, ma allora ogni consigliere si assuma la responsabilità di indicare in maniera chiara che tipo di modifica vuole fare, non di ottenere genericamente degli stanziamenti di fondi che poi successivamente verranno destinati per questa o quella iniziativa. E quindi, come sempre, la nostra denuncia poi ha un aspetto, diciamo, di proposta, un aspetto propositivo, cioè ci sia una effettiva tracciabilità e un'effettiva trasparenza sull'uso di questi fondi. E per questo, anche perché, diciamo, non ci va poi tanto di essere accusati di essere dei bugiardi in questo modo, abbiamo fatto un accesso agli atti per gli anni precedenti, quindi richiedendo tutte le destinazioni finali per le spese fatte con questi fondi per l'anno 2012, 2011, 2010, andando a vedere come sono stati effettivamente spesi. In alcuni di questi casi ci saranno delle spese, ripeto, lodevoli, magari fatte ad associazioni meritevoli che operano nei servizi sociali. In altri casi, che sono già alcuni quelli che cita Rizzo, c'è magari la manifestazione fatta nel teatro nel giorno in cui il teatro è chiuso, no? Oppure la manifesta l'iniziativa contro le deiezioni canine per 120.000 euro, di fatto un'iniziativa di stampa di volantini, una campagna. Allora, forse è bene che queste cose vengano fuori affinché si capisca poi che chi fa delle accuse di falso forse non conosce bene la storia della città oppure ha qualcosa da nascondere o non gli va che venga interrotta questa prassi. E questa, diciamo, tua denuncia ha avuto un po' come momento, diciamo, importante, forse fondamentale, una conferenza stampa che hai fatto, e poi c'è stata un'altra conferenza stampa del sindaco stesso che è seguita. Ecco, come sono state prese? Cioè, poi in qualche modo nella seconda il sindaco ha parlato, penso che era anche per parlare per portare come risultato positivo la conclusione di questo iter per l'approvazione del bilancio. Eri presente anche tu, quindi insomma l'atteggiamento in qualche modo era empatico. Ecco, questo voglio chiederti. Sì, diciamo che nella seconda conferenza stampa, quella di sabato scorso, quella di poche ore dopo l'approvazione del bilancio, io sono stato invitato ad essere lì, è stata comunque rivendicata da parte del sindaco, da parte dell'assessore al bilancio, il fatto dell'approvazione del bilancio che ha evitato in questo momento, diciamo, un aggravarsi della situazione, un commissariamento, di fatto poi una fine della consigliatura anticipata, ed è stato anche rivendicato appunto il fatto che c'è stato un maxiemendamento, come dire, pulito, tra virgolette, cioè nel quale non c'erano delle spese poco chiare, poco leggibili. Diciamo che quest'anno sarebbe stato ancora più grave perché mancano 2 settimane alla fine dell'anno, quindi come si poteva giustificare un stanziamento magari di milioni di euro
da spendere in 2 settimane o comunque da spendere nell'anno successivo, ma da impegnare in queste 2 settimane. Sarebbe stato in una situazione di gravi crisi davvero difficile. Comunque sì, c'è stata da parte del sindaco la rivendicazione di questa cosa. Evidentemente il sindaco non ha personalizzato questa questione, quindi non è entrato in una questione che comunque aveva nei giorni precedenti lacerato abbastanza, no? L'equilibrio della maggioranza. Ci sono stati 2 o 3 giorni in cui questa questione ha creato un grosso problema. Sì, vedremo un pochino come si sviluppa. Io immagino che insomma l'atmosfera sarà abbastanza tesa e che potrai subire, diciamo, un atteggiamento, diciamo, anzi stare in una solitudine in qualche modo, perché ricordiamoci che insomma tu sei stato eletto in una lista civica per Marino Sindaco e quindi probabilmente si aspettava tutto un tacito consenso su questo, che invece non si è trovato. E questo in qualche modo è un atteggiamento che spera appunto che non vi sia, o che insomma ci hai detto tu stesso che qualcuno in privato si è anche complimentato, però non in pubblico. Sì, io ho ricevuto sia da parte di alcuni consiglieri dei messaggi privati in cui mi dicevano: bravo, ho letto la denuncia che hai fatto, adesso mi dovrò rinunciare, anche se io li avrei destinati a un'iniziativa vera, un'iniziativa positiva, lodevole, eccetera. E anche da parte di alcuni assessori mi è stato detto: hai fatto un complimenti, hai fatto un'iniziativa che ripeto, a mio avviso tutta la maggioranza dovrebbe rivendicare. Ecco, il sindaco l'ha fatto, la maggioranza ancora è rimasta un po' indietro. Come succede spesso, facciamo delle iniziative da radicali che disturbano molto, che creano grossi malumori, grosse spaccature, molti si incazzano, diciamolo chiaramente, però devo dire che poi anche il sostegno è forte da parte dei cittadini, e questa è una cosa che ha un grosso valore. Perché poi ci sono alcune dinamiche, alcuni modi di fare, un gergo che fa parte di chi vive direttamente la politica appunto in consiglio, e uno deve sempre anche tenere presente quello che arriva ai cittadini e quello che i cittadini comprendono molto facilmente. Allora, questo atteggiamento di cui parlavo, allora cerchiamo di essere protesi verso il futuro. Ci sono delle altre sfide che aspettano te e il Consiglio Comunale e l'amministrazione di Roma, altre sfide che riguardano delle cose che sono in corso, per esempio la questione della metro, che da cittadino non si capisce mai se questi lavori, a parte non si capisce se avremo questi lavori terminati, ma soprattutto ciò che è quasi, così si dice, per essere concluso, non si riesce ad ultimare, e c'è una questione abbastanza pesante in sospeso. Ecco, di che si tratta e ci sta la possibilità? Tu vedi la prospettiva che si possa risolvere? Allora, questa è una questione enorme e anche difficile, diciamo, da illustrare in poco tempo. È diventata un'opera, è attualmente la principale opera strategica in costruzione e realizzazione non a Roma, in Italia. Ha un costo che è aumentato moltissimo rispetto alle previsioni di spesa e dei tempi che si sono dilatati a dismisura. Tra l'altro, ormai rispetto al momento in cui venne progettata e all'inizio dei lavori, che avvenne il primo contratto nel 2006, ci sono anche dei forti dubbi sul valore strategico che quest'opera continua ad avere. Quindi si rimette in discussione tutto quanto, in pratica. Allora, in teoria, secondo me, avendo un po' approfondito la questione, anche con l'aiuto di tecnici, di ingegneri dei trasporti, più di uno, tanto per sentire diverse voci, diversi pareri, sì, effettivamente a questo punto quello che dovremmo fare è rimettere in discussione tutto, perché quello che noi abbiamo letto negli ultimi mesi sui giornali è di un
confronto molto duro da parte del consorzio di imprese che sta costruendo la metro, un consorzio di imprese che si chiama Metro C e che al suo interno vede alcuni dei più grossi gruppi industriali italiani, dall'Ansaldo ai gruppi Avianini, alle cooperative emiliane ora mi sfugge il nome, di Carpi. E dall'altra, di questo confronto, il Comune di Roma. L'accusa che è stata fatta, molto spinta da un punto di vista dell'informazione, soprattutto dal Messaggero, era che il Comune si rifiuta di pagare quanto dovuto, quanto pattuito. E siamo andati avanti più o meno da luglio con questa, polemica e con questo scontro. I sindacati hanno molto sostenuto le richieste delle imprese. A mio avviso, invece, noi siamo arrivati a un punto in cui non solo il comune non dovrebbe facilmente pagare quello che gli viene richiesto, ma dovrebbe forse chiedere il comune i danni, perché quest'opera è un'opera che è stata progettata e concepita per essere realizzata all'interno di una legge obiettivo. La legge obiettivo è una legge che consente, diciamo, di realizzare delle grandi opere con una modalità che chiavi in mano, diciamo così, per cui l'impresa, a fronte di una serie di facilitazioni e di sgravi, dovrebbe di fatto assumersi una parte dei rischi dell'opera e comunque dovrebbe, al prezzo pattuito inizialmente, garantire l'opera completa. Questo non solo non è avvenuto, ma nel corso degli anni l'impresa ha presentato una serie di arbitrati, di richieste ulteriori che hanno sviluppato un contenzioso enorme. Per risolvere questo contenzioso sono stati fatti diversi atti transattivi, di cui l'ultimo che prevedeva il pagamento di 250 milioni di euro da parte non solo del Comune di Roma, la maggior parte del Comune di Roma, ma anche del Ministero, quindi del CIPE, e della Regione Lazio. Su questo pagamento l'Avvocatura dello Stato ha espresso i dubbi, cioè ha detto: guardate al Comune di Roma, voi, il Ministero ha detto, potete anche pagare questi soldi che vi chiede il Comune di Roma, ma riservatevi di chiedere un risarcimento danni. E perché ha fatto questo? Perché ha valutato che tutto il quadro dell'opera ormai fosse fuori dalla legalità stabilita. A questo punto, a mio avviso, e nella Giunta si è aperto un confronto duro, in particolare tra l'assessore Morgante, così è stato riportato sui giornali, così l'ho percepito io, pur non essendo presente alle riunioni di Giunta, e l'assessore Morgante al bilancio e l'assessore Improta alla mobilità. La prima, per un'attenta valutazione di queste indicazioni che venivano dall'Avvocatura dello Stato, e il secondo per accelerare il pagamento, adducendo delle motivazioni che l'opera è troppo importante, non si può ritardare ancora la prosecuzione dei lavori. Tra l'altro, a mio avviso, non è neanche accettabile che le imprese dicano che non proseguono con i lavori perché non hanno questi 250 milioni di euro, perché hanno già avuto oltre il 90% del prezzo complessivo dell'opera. Ormai siamo a oltre intorno ai 2 miliardi e mezzo di euro, una cosa del genere che è stato pagato. E l'opera, diciamo, doveva già essere terminata. Tra l'altro, quest'opera vede ormai una grossa incertezza anche sul progetto definitivo. Ora si sta iniziando a lavorare sulla tratta T3, cioè quella da San Giovanni al Colosseo, ma non sappiamo poi dopo che cosa succederà. Dovrebbe arrivare a Piazza Venezia e poi morire lì. Quindi sarebbe la prima metropolitana al mondo che non attraversa il centro di una città, ma si ferma, diciamo, poco prima. Tutti questi fattori dovrebbero, se non altro, spingerci ad aprire un dibattito pubblico in cui si mettono sul campo tutte queste questioni e si dice: bene, la questione della mobilità a Roma è evidentemente, con questo ritardo, ancora più critica di quanto lo fosse all'inizio dei lavori. Che cosa possiamo fare ora? Ma soprattutto, dobbiamo tutelare principalmente l'interesse pubblico o dobbiamo tutelare sempre altri interessi? Questo dovrebbe essere il dibattito che si avvia, però si fa molta fatica a mettersi intorno al tavolo e soprattutto anche a riconoscere questi aspetti minimi di ragionevolezza. Quindi praticamente c'è la possibilità dello scenario, che si realizzi lo scenario di una enorme incompiuta, perché a concluderla sarebbe un maggior danno per la collettività. Beh, allora, è evidente che
qua, diciamo, questa incompiuta non è, nel senso, fino a San Giovanni la metropolitana più o meno ci è arrivata. Okay. A quel punto intanto bisognerebbe capire come sfruttare al meglio questa cosa. A San Giovanni la metropolitana C di cui stiamo parlando incrocia la metropolitana A. Ecco, molti dicono che questo semplice incrocio di fatto, piuttosto che rappresentare un beneficio, potrebbe rappresentare un grosso rischio, perché la metropolitana C, se si ferma lì e si riversa sulla metropolitana A, diciamo, può creare una situazione di saturazione, quindi ci sarebbero anche degli interventi da fare, per esempio l'automazione della metropolitana A e della metropolitana B, cioè le due metropolitane già esistenti a Roma. Questa metropolitana C deve essere una metropolitana senza, come dire, automatica, quindi senza guidatore. Si dovrebbe fare in modo di ammodernare anche la A e la B, perché renderle automatiche significa poter aumentare la portata della metropolitana. A quel punto la A potrebbe meglio ricevere tutti i passeggeri che arrivano da tutta la parte est poi della città, molto popolosa, diciamo, da Centocelle, da Piazza Malatesta, da Torpignattara, dal Pigneto, eccetera. E questo sarebbe un primo punto, però di questo non si parla. Si parla solo dello scontro tra si finisce o non si finisce la metro C e il Comune di Roma che non paga. Questo è, come sempre, un po' un dibattito che rimane inchiodato senza approfondire, a un livello superficiale, senza approfondire le questioni. Insomma, sono, diciamo che per la tua consigliatura prevedo, insomma, un parecchio lavoro da fare. Nel frattempo, una notizia che potrebbe, insomma, penso buona, perché riguarda una battaglia radicale, è che praticamente il Campidoglio ha annullato la sanatoria di Alemanno sui cartelloni abusivi. Su questo, in qualche modo, anche tu eri stato attivo qualche mese fa. Insomma, ci siamo anche incontrati su questo, ti ricordi? Sì, noi ci eravamo incontrati sulla questione delle affissioni politiche abusive in particolare. Questa oggi è stata in giunta, abbiamo letto, è stata approvata una delibera che revoca la delibera 116 del 2013, una delibera che poco prima delle elezioni la giunta Alemanno ha approvato e che di fatto costituiva un'ulteriore sanatoria sugli impianti, in questo caso, cioè sugli impianti di fatto abusivi, e quindi parliamo di almeno 5.000, tra i 5.000 e i 7.000 impianti, che sono quasi sempre posizionati in violazione del codice della strada, quindi spesso in posizioni che mettono anche a rischio la sicurezza stradale dei cittadini o anche in violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, perché stanno anche in posizioni, diciamo, proprio incredibili davanti a monumenti di lato, eccetera. E quindi questo mi sembra un primo passo buono, ottimo, fatto dall'assessore Lenori, assessore alle attività produttive, che dovrà poi portarci all'approvazione del nuovo PRIP, che è il piano regolatore degli impianti pubblicitari. Incredibile a dirsi, ma finora Roma non ce l'ha avuto, o meglio ce l'ha avuto perché Alemanno ne aveva approvato uno, ma mancavano le norme tecniche di attuazione, quindi di fatto non era approvato, e questo dovrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione in questo settore. A Roma adesso c'è il Far West totale, nel senso che questi impianti crescono quasi quotidianamente, in particolare negli ultimi 5 anni, diciamo dal 2009 in poi sono cresciuti a ritmo elevato, vengono piantati di notte e di fatto poi non c'è neanche la capacità del comune di rimuoverli e di stare dietro a questa attività, anche perché questo ha dei costi, quindi di sanzionare e poi di farsi pagare anche la rimozione. E dovremmo invece andare verso una situazione con un piano regolatore, dei piani di localizzazione in cui si capisce dove possono stare e dove non possono stare, quali sono gli impianti regolari e no, e mettere a bando l'attività di affissione pubblicitaria, come avviene nelle capitali europee. Mi sembra che questo di oggi sia stato un buon inizio. All'inizio del prossimo anno dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale la delibera con il piano regolatore, e questa sarebbe una rivoluzione per questa città. Siamo ormai in chiusura, Riccardo. Vorrei chiudere come, in qualche modo, in modo ellittico, come abbiamo cominciato, cioè
la tua denuncia, quale abbiamo parlato in partenza, ha visto, perlomeno mi sono sbagliato nella conferenza stampa, un appoggio, in qualche modo una dichiarazione favorevole di De Vito, De Vito Marcello, se non sbaglio il nome, sì. O sbaglio, ecco, sì. Che è un consigliere del Movimento 5 Stelle, peraltro candidato sindaco, se non sbaglio, anche lui, e quindi io per tutte queste sfide che si stanno, di cui ci hai parlato, questi problemi, questa attività che ovviamente spetterà a te come consigliere comunale e anche di controllo come radicale, pensi che si possano aprire dei nuovi appoggi, sbocchi, visto che insomma io almeno un pochino sono rimasto sorpreso che da una maggioranza che sostiene un sindaco che in qualche modo si è proposto come qualcosa di nuovo, trasparenza, un nuovo corso e così via, ecco, una manovrina d'aula non me la sarei aspettata. Ecco, si può ipotizzare una, diciamo, collaborazione nuova? Ma diciamo che da parte di Marcello De Vito, e non solo sua, ma da parte di tutto il gruppo dei quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle, c'è stato da subito un sostegno, un'adesione forte, esplicita, pubblica alla nostra iniziativa. E devo dire anche, notiamo anche un'altra cosa, che da parte del resto dell'opposizione non c'è stata alcuna, non si sono minimamente manifestati su questa questione, e questo è anche curioso, perché in qualsiasi paese se si apre una crisi o comunque una polemica all'interno di una maggioranza, beh, l'opposizione dovrebbe cercare in qualche modo di cavalcarla o almeno di sfruttarla per aggravare, no, la crisi della maggioranza in qualche modo. Invece sono stati completamente silenti, e questo anche, diciamo, ci fa riflettere sul fatto che forse non avevano, per primi loro che sono stati per 5 anni al governo della città, interesse che questa questione venisse semplicemente sollevata o conosciuta dai cittadini. Quindi questo è un altro dato. Tornando al Movimento 5 Stelle, io ho, su molte questioni ho ottimi rapporti con il gruppo del Movimento 5 Stelle, sia di personali, sia di condivisione poi di alcune iniziative a livello consiliare, che siano mozioni o che siano delibere. Per esempio, ricordiamo anche che il Movimento 5 Stelle, insieme a tutta la maggioranza, ha sottoscritto il testo unico di delibera per il riconoscimento delle unioni civili. Questo anche è un'ottima cosa, ma va anche riconosciuto al Movimento 5 Stelle che in Consiglio Comunale hanno fatto, in occasione della discussione del bilancio, un'opposizione assolutamente costruttiva e responsabile, hanno presentato degli emendamenti, degli ordini del giorno molto pertinenti, molto costruttivi, non hanno fatto l'ostruzionismo un po' cabarettistico che ci ha fatto vedere il centrodestra, e questo va sicuramente riconosciuto a loro anche come un segno di serietà e di effettiva poi studio, analisi dei problemi, delle questioni. Da questo punto di vista c'è una sintonia sicuramente, poi ci sono anche alcune divergenze, però questo è, diciamo, una sintonia secondo me va coltivata. Perfetto, io ringrazio Riccardo Maggi per questa testimonianza che si collega in qualche modo, fa tris in qualche modo alla testimonianza e al lavoro di altri due radicali eletti nell'amministrazione romana, che sono Demetrio Bacaro e Davide Tutino, nei consigli municipali. Abbiamo avuto Davide Tutino anche in collegamento e per una vicenda locale di Via Albalonga. Demetrio non è stato eletto. Ah no, Demetrio, l'ho sbagliato. No. Solo Davide Tutino nel 7° municipio. Sì. Ah, io mi pensavo anche Demetrio, ho fatto una gaffa. Perfetto, mi dispiace. No? Mi dispiace a tutti. Va bene. Senti, volevo ricordare domenica, dopodomani ci sarà l'assemblea annuale dell'Associazione Radicali Roma, quindi invitiamo tutti, chi vedrà in tempo, a venire a Via di Torre Argentina 76 dalla mattina alle 10 per tutta la giornata, a partecipare, a iscriversi, a prendere parte al dibattito, chiaramente. Sì, sì, sarà un lavoro fiume, ci saremo presenti con le nostre ormai famose interviste.
Va bene Riccardo, grazie ancora. Ricorda che ci sta sempre Liberi TV disponibile per aggiornamenti. Poi dopo sta a noi, e se vorrai anche a te poi far girare questi video che insomma in qualche modo aiutano a far conoscere questa realtà romana e l'impegno radicale nell'amministrazione romana. Grazie ancora a Riccardo Maggi. Grazie a voi, buonanotte.